specialmente durante le festività religiose, la festa del santo patrono, si riunivano così all'improvviso improvvisavano dei balli fatti con un violino o una fisarmonica, ed erano balli folcloristici, perché nelle aie sviluppavano un pochino di, mi ricordo anch'io, sviluppavano del non solo del folklore, ma sviluppavano proprio della polvere, ecco. Perciò alla fine le donne erano incipriate di questa polvere. Venivano a ballare da tutte le parti qui a Pian del Grado. Quando ballevamo là nella scuola venivano da Castagno, sa dove? Venivano da tutte le parti. Ma poi ci si trovava tutti insieme con gli amici su per quei monti. C'erano delle spiazzate di... Ballavamo un po' i sciocchi fino a scorpione. Una polvere la sua ballare. Adesso. Così. In quella foto, e nell'aia di Dracula, c'ero anch'io a ballare. D'inverno, non tutte le sere, ma tre volte alla settimana sicuri, si andava da casa a casa via. Stasera noi andavamo a veglia di là, quelle sere dopo quelli di là tornavano a veglia di qua, oppure andavamo in un'altra casa, insomma si faceva il giro via di queste case che eravamo qui vicino, c'era una casa qua giù alle stolle. Lei offre stasera, domani sera offre lui, insomma tutto, sì, ogni casa si offriva... da bere, da mangiare, così. Si vegliava tutte le case, era il divertimento che avevamo noi allora. Noi bambini quando si andava a veglia da una casa all'altra, era quello. La più bella vita che io dico che ho passato era quella lì. Se almeno si vedeva la gente, si vedeva qualcuno. E se no, il mio babbo e la mia mamma, perché allora, non è come adesso, e ci mandavano alla messa. E noi bambini, quando veniva la domenica, sembrava a Milano che venisse la domenica, perché andavamo alla messa e si vedeva la gente, se no non si vedeva mai nessuno. La domenica dopo Pasqua, la domenica dei fiori chiamata, andavamo a Corniolo in processione. Si andava a piedi. Corniolo. E invece quella si tornava la sera, perché si andava a piedi, poi dopo la messa, tutte queste cose. Per la strada con sta Madonnina si cantava. Lo fate ciamblone, scusate molto buone. Lo fate bracciadelle, scusate molto bene.